Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Eh sì, quello che vedete alle mie spalle è proprio una lavagnetta. Questa lavagnetta ci servirà dopo perché dovrò fare qualche disegnino, spiegare alcune cosucce tecniche, perché l'argomento che andremo ad affrontare oggi, credetemi che è veramente pesantuccio. È un argomento che chiama in causa un po' la storia dello strumento musicale, digitale, elettronico. È un argomento che sicuramente appassionerà, piacerà a quelli come me che hanno utilizzato Expander e strumenti musicali sin dalla metà degli anni 90. È un argomento che comunque ci farà un po' provare un po' di nostalgia, ci farà sicuramente comprendere ancora di più come le cose sono cambiate in questi ultimi, diciamo, 25-30 anni per quanto riguarda lo strumento musicale, il fare musica. Ed è un argomento che sicuramente sarà bello, abbastanza complicato, abbastanza complesso. Io mi riprometto sin d'ora di cercare, di sforzarmi di esprimerlo nel modo migliore, e vi chiedo scusa sin da ora se comunque qualche paperella, qualche stecca, qualche tentennamento ci sarà, perché comunque credetemi, ve lo dico sinceramente, l'argomento che mi sto accingendo ad affrontare non è per niente facile. Buona visione. Allora, iniziamo con il visionare quello che si vede sopra qui, il tavolino. Avrete capito che, forse qualcuno avrà capito cosa c'è qui sotto, ma dopo, adesso iniziamo. Per prima cosa, questa che potete vedere in tutta la sua malinconica e nostalgica bellezza, è una vecchia interfaccia MIDI USB. E era uno di quegli strumentini che io usavo quando avevo lo studio di registrazione. Questa interfaccia MIDI USB garantiva, diciamo, il collegamento di due strumenti, due tastiere o due expander direttamente poi al computer per essere collegati al sequencer. Un'interfaccia che si collegava tramite porti USB, nessun tipo di connessione elettrica, perché veniva alimentata direttamente qui. Quindi interfaccia MIDI USB. Poi possiamo vedere questo altro oggetto. Per carità, non è che questi non vengono più utilizzati oggi, ma sicuramente i tempi sono cambiati e credo che sono un po' degli oggetti da museo. Il cavo MIDI, allora vediamo un po' se riusciamo a vederlo, il cavo MIDI con i famosi 5 puntali interni che servivano per la trasmissione dei dati MIDI da strumento a strumento, al computer, quindi il cavo MIDI, ok? Poi abbiamo il nostro cavo per la connessione elettrica. Questo è sicuramente il classico cavo che si usa ancora oggi per i computer, ok? Cavo di connessione elettrica e cavo USB. Ecco, il classico cavetto USB che ormai da oltre 20 anni si usa ancora oggi per collegare varie periferiche esterne ai computer. E questo qui mi sembra che era di un'altra bip, ve lo dico dopo, ma comunque uguale. Allora, questi sono, diciamo, gli attrezzini che servono un po' nella trattazione di questo video per guidarci, per aiutarci in questo viaggio che faremo parlando di questo oggetto qua. E questi sono alcuni fogli estratti dal manuale di questo oggetto qua, che ho scelto apposta perché dovranno essermi di aiuto nelle spiegazioni, nelle informazioni di cui parleremo, e giusto appunto la lavagna servirà anche come aiuto per fare qualche disegnino, qualche schemino tecnico. Infine, dopo che avremo terminato questa parte qui, in questa sede, ci trasferiremo di là al computer, perché ricollegheremo lo strumento al computer
lo collegheremo al sequencer, al mio Presonus Studio One, per vederlo in azione e soprattutto per vedere come questo strumento, che posso dirvelo già adesso ha circa 20 anni, come si comporta con una digital audio workstation moderna come Presonus Studio One 5. Bene, diamo inizio alle danze. Bene, togliamo il velo allo strumento ed eccolo qua. Questo è il Roland Sound Canvas SD70. È uno strumento, un po' vecchiotto, diciamo, ai suoi anni, alla sua storia. È uno strumento che risale grosso modo agli inizi del 2000, verso il 2001-2002. Uno strumento comunque fra i migliori di casa Roland. Essendo un sound canvas, possiede tutta la gamma dei suoni tipici di quelli che sono gli strumenti Roland di sempre. Chi conosce il marchio Roland non c'è bisogno di fare ulteriori commenti, perché già un nome è una garanzia. I suoni Roland sono inconfondibili. Chiunque abbia dimestichezza ed esperienza nel settore riconoscerebbe i suoni della Roland anche a occhi chiusi. Questa è l'interfaccia anteriore, questa è la parte, il lato posteriore dello strumento. Adesso ci soffermeremo più approfonditamente nel descriverlo. Direi che il Sound Canvas SCD70 aveva e ha questa caratteristica di essere uno strumento un po' più spartano rispetto agli altri suoi parenti. Gli altri Sound Canvas solitamente avevano un display grafico dove era possibile gestire in maniera più efficiente suoni e parametri vari. Qui abbiamo soltanto questa piccola griglia a LED che ci dà soltanto le informazioni di base, quindi credo che tutti i possessori di questo strumento avranno sicuramente avuto disperato bisogno del computer, di interfacce varie e anche di software che a quel tempo erano già presenti sul mercato. Ad ogni modo, noi adesso diamo un'occhiata più approfondita allo strumento, zoomiamo l'immagine e ci spostiamo qua, dove potremmo vedere questi sono i tasti dedicati al cambio dei suoni. Allora, qui possiamo selezionare le parti, quindi i canali MIDI. Ricordiamo che questo strumento aveva un pregio di possedere un doppio modulo MIDI, quindi 16 canali più 16 canali MIDI. Era possibile cambiare quindi modulo e canale tramite questo pulsante e tramite poi i pulsanti sotto DEC meno ed INC, DEC e INC. Quindi praticamente qui era possibile, come si può notare, ecco, allora spostiamoci qua sul display, vedete adesso col tasto incremento cambio, col tasto decremento cambio, in questo caso mi sposto sui canali MIDI, ecco. Poi, se mi posiziono qua, se premo il tasto Instruments, posso fare la stessa cosa col tasto decrementa e incrementa, posso cambiare il suono. L'SCD70 era provvisto di questo ingresso jack per collegare o un microfono oppure uno strumento esterno come una chitarra. Abbiamo qui la possibilità di selezionare la sorgente, se è un microfono oppure la chitarra, premendo questo pulsante qua. Questo qui invece è per selezionare la sorgente di registrazione. Sposto con la telecamera e vi farò vedere sopra nel display quello che succede. Cominciamo col primo, l'input. Allora, in questo caso, in questi quattro selezioni, input, mic, guitar, digital e instrument wave, io posso scegliere con quale ingresso poter effettuare una registrazione, se da una sorgente esterna, microfono, chitarra, oppure dalla sorgente digitale, oppure dallo strumento in wave. Allora, attenzione, adesso io mi sposto, come potete notare, posso scegliere di cambiare
le modalità di registrazione, ecco, oppure fare dei combinati fra ingresso digitale, ingresso instrument wave, microfono digitale e microfono chitarra instrument wave. Questo ultimo è molto importante e molto utile, perché dovrebbe essere solitamente il sistema che l'SCD70 utilizzava per permettere la registrazione di quelli che sono i suoni del modulo sonoro una volta collegati al sequencer, per fare la trasformazione e la registrazione in file wave. Quindi chi usa i sequencer come Cakewalk, Cubase, Logic, Studio One, solitamente attraverso questo sistema qua si poteva direttamente registrare la sorgente MIDI in formato wave, piuttosto che collegare dei cavi esterni per fare registrazioni, diciamo, alla vecchia maniera. Questo è il potenziometro di input gain, quello che ci permette di regolare la soglia di ingresso della sorgente esterna, che sia il microfono che sia la chitarra. Attraverso questo potenziometro possiamo regolare il volume degli strumenti, quindi dei moduli sonori che fanno parte di questo sound canvas. Quindi ricordiamo che abbiamo un doppio modulo sonoro a 32 canali MIDI con 64 note di polifonia, che abbracciano tutta la gamma dei suoni Roland, che parleremo dopo. Questo quindi ci permette di regolare il volume, questo ci permette di regolare il volume USB, quindi i segnali audio che escono dal modulo sonoro che poi vanno, diciamo, al computer. Attraverso questo pulsantino possiamo scegliere il sample rate della scheda audio, se 4400 oppure 48 kHz. Questo potenziometro ci permette di regolare il livello di input monitor. Abbiamo qui ingresso jack per le cuffie e infine abbiamo il volume master della scheda audio. Bene, adesso giriamo la scheda e guardiamo che cosa c'è dietro, perché questa è una scheda audio veramente molto 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 ricca per quanto concerne le connessioni. Ecco qua, come si può già ben notare, la nostra Santa Barbara di connessioni è veramente molto molto vasta e molto articolata. Allora, il nostro Sound Canvas SCD70 è dotato delle classiche due porte MIDI in, porte MIDI out. È per questo che io vi ho fatto prima vedere il cavo MIDI, perché questa scheda audio, come tutte le schede audio da che esistono in commercio, sono sempre state dotate di queste connessioni MIDI in e out. Questo per la trasmissione dei dati in ingresso e in uscita da strumenti a strumenti. Da buona scheda audio di elevata qualità troviamo qua anche le uscite e ingressi ottici coassiali, sempre per la trasmissione e la ricezione dei dati audio. Molto buona anche la dotazione delle connessioni ottiche, sempre in ingresso e in uscita. Vedete questo piccolo variatore? Ci permette di scegliere quale delle due sorgenti digitali utilizzare, se la coassiale oppure quella ottica. E si noti che stiamo parlando di una scheda audio che ha circa 20 anni, quindi non è preistoria, non è neanche una scheda audio di ultima generazione, ma già in quegli anni la Roland aveva dotato le sue schede audio di tutte queste dotazioni che la rende ancora uno strumento altamente professionale. Ovviamente, come potete notare, si vedono i segni dell'usura, i segni del tempo, ma guardate che quello che c'è qui dentro a bordo di questa scheda audio, credetemi, non è ancora invecchiato, funziona tutto perfettamente come 20 anni fa. Allora, qui abbiamo le nostre coppie di ingressi e uscite analogici. Questa è l'uscita 2, quindi left right, questa è l'uscita 1, left right, e questo è l'ingresso. A che cosa servono? Bene, io qui posso inviare il segnale per esempio a un paio di casse monitor, oppure a due paia di casse monitor, oppure a un mixer, oppure a un mixer e a un paio di casse monitor. Quindi la scelta è vasta per quanto concerne
la destinazione di uscita. Posso anche inviare il segnale audio anche a un DAT, a un mini disc, a qualsiasi strumento per il riversamento del segnale audio che esce dalla scheda. Stessa cosa vale per l'ingresso. Io qui posso collegare una sorgente esterna da far entrare nella scheda audio, che a sua volta poi sarà elaborata insieme, si potrà ascoltare. Questo ingresso è molto utile se io volessi registrare su computer, per esempio, una sorgente analogica esterna o digitale esterna. Avete un lettore compact disc, un lettore mini disc, avete qualsiasi altro tipo di registrazione che volete riversare su computer in formato audio, wave, mp3, quello che volete. Collegate la vostra sorgente qui all'ingresso della scheda audio, dopodiché potete scegliere con quale sequencer, con quale programma audio poter effettuare la vostra registrazione. Fatto sta che questa scheda audio è veramente completa. Sotto questo aspetto veramente non si può dire che sia un prodotto di bassa qualità. Qui abbiamo il nostro ingresso per la porta USB, e infatti per quello che io vi avevo fatto vedere all'inizio del video, il cavo USB. Questo connettore, questa presa è ormai uno standard da decenni, non è mai cambiato, è fondamentalmente. Quello che è cambiata più che altro è la velocità. Siamo passati da quell'iniziale USB 1.0, poi siamo passati all'USB 2.0 e adesso esiste il protocollo USB 3.0. La velocità del trasferimento dati dall'USB 1 all'USB 2 all'USB 3 è veramente notevole. Io adesso non mi ricordo, dovrei controllare, ma mi sembra che questa scheda audio qui viaggiasse ancora con l'USB 1.0, però vi posso assicurare che non c'è nessuna perdita, non c'è nessun rallentamento, non c'è nessun ritardo per quanto riguarda la gestione dei dati, è più che sufficiente. E tanto più il driver ASIO di questa scheda, che nel manuale è indicato come ASIO 1.0, io vi posso assicurare che questa scheda audio io ce l'ho da 5 anni, 5 anni l'avevo acquistata come scheda audio, diciamo, di seconda mano. Tuttora io l'ho usata prima con Samplitude, adesso la sto usando con Presonus. Vi posso garantire che i tempi di latenza sono veramente ridicoli. I sequencer che ho utilizzato gestiscono comunque i driver di questa scheda audio in una maniera spettacolare. E tra l'altro devo dire che questa scheda audio gestisce proprio il suono con una potenza, con una pulizia, con una nitidezza veramente di prima qualità. Posso dire questo, onor di causa, la scheda audio Roland Sound Canvas SC-D70 sta resistendo tenacemente alla prova del tempo, nel senso che è uno di quegli strumenti robusti e affidabili e che comunque ha la pellaccia dura. Io pensavo che questa scheda audio mi sarebbe morta di vecchiaia, e invece a distanza di 20 anni ancora funziona. Non so dirvi quanto tempo durerà, io le auguro lunga vita, perché veramente una scheda audio così, ragazzi, non la trovate più. Altro discorso invece è il problema legato alle evoluzioni, quindi diciamo non tanto di questo strumento, perché è così, è rimasto così e rimarrà così, ma di tutto quello che sta intorno. Mi riferisco soprattutto alle piattaforme musicali moderne, che comunque hanno una gestione dell'audio e del MIDI, diciamo, completamente diversa. Oggi lo strumento musicale, l'expander, la tastiera, il sintetizzatore, in realtà sono diventati più che altro degli strumenti da appassionati, o magari per chi va a suonare dal vivo all'esterno, che fa le serate di piano bar. In studio, diciamo che, a meno che non sei proprio un patito o comunque una di quelle persone che ama ancora lo studio di registrazione alla vecchia maniera, con hardware, con strumenti dal vivo, con strumenti veri, oggi come spiegavo in un video tempo fa, tutta questa attrezzatura, queste apparecchiature sono state sostituite
dai cosiddetti strumenti virtuali, i virtual instrument, così come anche gli effetti sono stati sostituiti da dei plugin che simulano in maniera egregia tutto quello che era il comparto hardware che una volta si vedeva negli studi di registrazione. Ne consegue che cosa? Che la gestione dei suoni, adesso vi farò vedere, prenderemo la famosa lavagna che vi avevo fatto vedere all'inizio, la gestione dei suoni oggi come oggi è un po', diventa un po' più complicata, perché le piattaforme musicali hanno ridotto un po' tutto quello che era, diciamo, la gestione classica del MIDI per dare spazio al VST instrument e al plugin VST. Perché vi dico questo? Adesso prendiamo la nostra lavagna.